Ti aiuto. Grazie. Scusa Tommy, se ti ho dato un sacco di fastidi. Non dire sciocchezze. Sai una cosa? Io non avevo nessuna intenzione di fare l'avvocato. Avrei voluto fare qualcosa di più artistico. Tipo il musicista. Ti ricordi che da giovane anche io suonavo? Sì. In ogni modo ti ringrazio per avermi tirato fuori dai guai che un artista folle come me ti ha causato. Voglio raccontarti una storia che ti riguarda. Mamma sapeva di essere incinta di te. Una sera gli venne un'improvvisa voglia di datteri e all'epoca c'era l'usanza, probabilmente c'è anche oggi, che qualora la voglia non venisse soddisfatta il nascituro l'avrebbe ereditata. Così decisi di andare a comprare i datteri, sapevo che c'era un market che era aperto tutta la notte. Presi la bicicletta e mi precipitai, e mentre correvo ebbe un incidente. Ti facesti male? No, io rimasi illeso, ma la bicicletta era completamente distrutta, ma ero talmente spaventato che mi dimenticai completamente dei datteri. E mamma era delusa. Io non ebbi il coraggio di dirle dell'incidente. Ma le diedi un bacio intenso e le dissi: mamma, questo bacio è al posto del dattero. Sono sicuro che al bambino non verrà nessuna voglia. E così è stato. Non si era mai parlato della mamma? No, mai. Ma penso che sia arrivato il momento di parlarne. Per troppo tempo non ti ho detto delle cose. Per troppo tempo. È arrivata l'ora di Espera e l'Asics. Se non sbaglio è stato papà che ci ha convinto a studiare musica, no? Sì, fu proprio lui. Però papà voleva che diventassi avvocato come lui. Almeno portami in teatro, te ne supplico.